Ciao ragazzi, oggi dedichiamo un piccolo focus ad HTC Salsa, il famoso Facebook Phone. Nello specifico tratteremo la navigazione web, che si è rivelata essere uno degli aspetti più importanti, ma soprattutto uno dei punti di forza di questo Facebook Phone. Andiamo sul nostro sito web, androidgeek.it, e osserviamo come lo scrolling sia praticamente ottimo, la fluidità è ottimale. La rotazione è praticamente istantanea in quanto l'accelerometro è super sensibile. Pinch to zoom fluidissimo, privo di micro scattini, quindi veramente liscio. Ovviamente non manca la possibilità di zoomare anche col doppio tap, sia in caso di zoom col doppio tap sia in caso di pinch to zoom. Il carattere sarà adattato in base alla grandezza dello schermo, questo per consentire una ottima leggibilità a chiunque. Se noi poi vogliamo aprire una nuova pagina web senza chiudere quella attuale, basterà un zoom out, quindi premere il pulsante più e quindi scegliere un nuovo sito e digitarlo. Andiamo su Game Trailers, sito molto pesante in quanto solitamente ci sono molti congiunti in flash. Nel caso del Salsa non abbiamo il supporto al flash di 5.3 completo, però abbiamo il supporto al plugin flashlight, quindi il Salsa rispetto ad altri device con simili caratteristiche tecniche visualizza qualcosina in più, e anche qui veramente molto fluido. Pinch to zoom, doppio tap, scrolling. Apriamo ulteriormente una nuova pagina web, il corriere.it. Notoriamente il Corriere della Sera non permette la visualizzazione in modalità PC, però ci viene in soccorso il browser web di HTC, che ci consente di forzare il sito web in modalità PC. In realtà l'opzione era già deselezionata, io avevo praticamente caricato la versione mobile, ma come noteremo sarà possibile forzare in modalità desktop. Anche qui, nonostante stia ancora caricando il sito web, la fluidità è già ottimale. Inoltre faccio notare come è possibile facilmente switchare da una pagina web all'altra, tra quelle che abbiamo aperto, e soprattutto come le performance non ne risentano, sono sempre molto alte. Ovviamente poi se noi vogliamo chiudere qualche pagina web possiamo farlo in maniera così semplice e simpatica. Quindi HTC Salsa si conferma come probabilmente il mio smartphone tra quelli che hanno un chipset Qualcomm 7227 nella navigazione web. Il processore ARM 11 800 MHz fa il suo dovere, ma soprattutto è anche merito di HTC, che ha realizzato un browser web ottimizzandolo al massimo su questo processore. In ultimo vogliamo ricordare come Qualcomm e Adobe stiano lavorando da qualche mese al porting del flash 10.3 completo anche su processori ARM 11, a patto che questi funzionino ad 800 MHz. Questo significa che HTC Salsa nei prossimi mesi dovrebbe avere il supporto al flash 10.3 completo. E con questo è tutto, vi rimandiamo qui da blog androidgeek.it, un saluto da Matteo.